Nessun rimpasto di giunta in vista al comune di Isernia. Il sindaco Piero Castrataro smentisce le voci che parlavano di un rimaneggiamento dell'esecutivo per ricompattare la maggioranza dopo il caso dell'incompatibilità del consigliere Falcione, bocciata dal consiglio comunale che, secondo la minoranza, avrebbe minato la solidità della squadra. Le indiscrezioni avevano parlato di una possibile fuoriuscita dei due assessori esterni, Luca De Martino e Leda Ruggero, per dare maggiore rappresentanza al PD con un nuovo assessore. E riservare l'altro assessorato a un esponente di Volt, presumibilmente Umberto Di Giacomo o a Sara Ferri per Alleanza Verdi Sinistra. Ma Castrataro è fermo nel dichiarare che la giunta resterà com'è. Ma niente, solo speculazioni politiche. Capisco che a qualcuno piace perdere tempo su queste cose, a meno. Quindi continuiamo l'attività di giunta e dell'amministrazione come sempre. Il caso Falcione non ha segnato alcuna crepa nella maggioranza, le voci e le insinuazioni dell'opposizione fanno parte del normale gioco delle parti. Ma normale dialettica di, 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 di chi gestisce una città, che comunque ha le sue complessità, eh, credo che sia normale in qualsiasi contesto politico. Al tempo stesso la visione è sempre la stessa, quella di grande innovazione per la città, far partire la macchina amministrativa, coinvolgimento e condivisione sia con i componenti della maggioranza che con i cittadini. Del resto, ribadisce il primo cittadino, ciò che conta è l'impegno nel portare avanti da parte dell'esecutivo le istanze e gli obiettivi più importanti per la città. Ma ora c'è l'attenzione molta alla parte di manutenzione ordinaria della città, gli investimenti, le gare sono tutte quasi partite. E tra poco si vedranno effettivamente l'allestimento anche dei cantieri, ora l'attenzione principale è su strade, marciapiedi, trasporto pubblico e alcune questioni che riguardano la manutenzione ordinaria anche delle scuole.